Questa partita 3-2 finale, tutto sommato è stata una bella gara, forse magari vi aspettavate qualcosa di diverso. Sì, noi non dobbiamo nascondere, eravamo di qua per cercare di vincere, per passare il turno. È stata una bella gara per chi l'ha vista, magari per me no, perché quando io prendo tre gol sicuramente c'è qualcosa che non va da rivedere. La cosa positiva è che la squadra non si è mai disunita, dal primo al 95esimo ha sempre giocato la squadra, ci ha sempre creduto e ha sempre cercato di riprendere la partita, quella è sicuramente la cosa positiva. Poi c'è da rivedere sicuramente alcune cose, perché come ho detto prima, quando prendi tre gol sicuramente non va bene. Diciamo quel calcio di rigore che onestamente c'era, insomma, forse ha cambiato un po' le carte in tavola. No, tutto sommato ci può stare, effettivamente il calcio di rigore ci poteva stare, non penso che sia stato quello che ha cambiato gli equilibri della partita. Comunque hai fatto un Eurogol, perché è stato bellissimo. Sì, Gidai ha fatto una grandissima prestazione e ha fatto anche un Eurogol, sì, assolutamente. Aspettavo un Varese così? Sì, assolutamente, insomma, sapevamo la qualità del Varese, ci aspettavamo questo Varese. Siete pronti per un eventuale ripescaggio, diciamo così, in Serie B? Sì, siamo pronti e onestamente ci crediamo, perché come dicevo prima i suoi colleghi, in questo momento storico dove in Italia non solo nel calcio si sta cercando di cambiare qualcosa e di ridare valore alle regole e alla meritocrazia, io penso che assolutamente da questo punto di vista non ci debbano essere problemi e chi è preposto a decidere domani penso che farà assolutamente rispettare le regole e, facendoci insomma giocare un ruolo in Serie B. Magari ci vediamo per la casa, assolutamente sì.